Bene, iniziamo la seconda parte di oggi, dove andiamo a analizzare le immagini che abbiamo raccolto durante l'uscita di settimana scorsa e andiamo a vedere un po' di basi di Google Earth Pro. Prima cosa dobbiamo passarci le immagini, cioè waypoint e la traccia che abbiamo raccolto con Orux Map settimana scorsa. Questa Se potete tirare fuori il telefono, così vi spiego assieme come fare a scaricare i dati della settimana scorsa. Si vado da WhatsApp perché l'avevo spiegato anche Guglielmo. Quindi abbiamo già l'immagine, se lo facciamo prima. Ok, se ci siete col telefono. E per la prima cosa dovete aprire la tendina in alto a sinistra che vi manda le impostazioni di Orux Map. Sì, aprite Orux Map. E su questo menu potete visualizzare le varie mappe, le rotte che avete tracciato, i waypoint. A noi interessano le rotte e i waypoint. Quindi cliccando sul quadernino a fianco a rotte e a waypoint, quindi iniziamo con waypoint, cliccate sul quadernino e vi si apre un'altra schermata. E dovrebbero esserci tutti i waypoint che avete tracciato. Selezionate un waypoint, quindi lo spuntate. E poi premete sul floppy disk che vi permette di salvare waypoint. A questo punto vi chiede in che formato volete salvare i waypoint. E sì. E potete scegliere di salvarlo in KM, cioè salvatelo o in KML o in KMZ. In KMZ è un formato più compresso e quindi è più comodo perché pesa meno. E dopo che lo avete salvato, vi chiede di condividerlo. E questo è il modo per riuscire a passare il dato. E quindi potete andare a condividerlo tramite vari modi. Avviene in automatico. E sì, dovrebbe venire in automatico. E quindi io vi consiglio in Drive o in Dropbox. Così ve lo caricate direttamente e poi riuscite ad andare a acquistare direttamente il file. Quindi prendete tutti i file. E adesso passatevi tutti i waypoint in questo modo. Quindi lascio 2-3 minuti per passare tutti i waypoint. Fare condivisione automatica, forse perché non va in No, perché sei su traccia. Waypoint te lo fa direttamente, le tracce invece di fare un giro in più. Se qualcuno dovesse avere problemi, c'è la chiavetta con. Se hai un drive personale o un. Ah, perché vuoi fare col cavo? Ok, e quando sei una cartella che si chiama. Grazie.
spesso li continua in un codice unico, cioè più cose dentro un... Ah, ok. Quindi è definizione, se si scatta... Poi lo stesso lavoro si può fare con, la traccia, quindi si va invece su waypoint, si apre su tracce rotte, si apre il quadernino, si seleziona la traccia, si salva, però in questo caso non chiede istantaneamente la condivisione se uno vuole passarli tramite internet, quindi bisogna tenere premuto all'interno, cioè sopra alla traccia da passare. Si aprirà una tendina che ti chiede proprietà e all'interno delle proprietà c'è la possibilità di condividerlo. Quindi se uno vuole passarlo col cavo basta semplicemente salvarlo e attaccare il cavo. Se uno vuole passarlo tramite internet si deve andare all'interno delle proprietà e condividere con la condivisione. Dovrebbe essere un file GPX. File è sempre... E KML e KMZ. Poi quando vai a salvarlo, forse perché il search non ti sa non caricare cose finché sei da proteggere o dover salvare dati. Se no ti proteggi tu. GPX dopo di metterlo dentro buttando già nel senso con suo sale per metterlo su sì sì con il proprio mezzetta è molto più comodo. Quindi vi faccio vedere come funziona in casa. Sono riuscito a passare di là. Ok, e se vuoi ti spiego se hai problemi. Sì, lo so, le c'è salvato. Ok, salva. No, perché per condividere i colori. E c'è il secondo. Sì, l'ho scoperto un po' che l'altro. Sì, visto la tecnologia di WhatsApp, guarda. Si può attaccare GIS1 e GIS qualcosa, cioè dovrebbe essere un GIS1 Monte Mario tutto minuscolo. Perfetto, se adesso siete riusciti a passare tutti i dati, no, non vuole che... La mail è arrivata, ma dal file non c'è più dentro. In che senso? Che dice che c'è... Cioè, in prima...
possiamo. Io ho fatto caso con Drive e con il Dropbox e funziona abbastanza in modo consistente. Se la condivisione della traccia non avviene in automatico, la fai? La traccia adesso ti faccio vedere come si fa. La traccia non funziona. No, che non va in automatico. No. Sto già facendo? Mm? Già l'ho ascoltato? Sì. Okay. Sì, è pesante. Ah, okay. Intanto inizio a parlarvi un po' di cos'è Google Earth Pro e prima cosa vi consiglio di aprirlo. Sì, guardiamo insieme. Google Earth Pro sarebbe una versione, diciamo, alternativa più geografica di Google Maps. Quindi insieme a Google Maps condividono varie cose, solo che questa è più simile, diciamo, più vicino a un WebGIS, in quanto appunto ci permette di caricare file, di costruire file, quindi possiamo costruire dei percorsi, possiamo andare a crearci dei punti che poi possiamo scaricare e aprire con altre applicazioni. Ci permette appunto di andare a vedere la struttura geografica di vari luoghi. Quindi appunto per spostarsi all'interno di Google Maps possiamo utilizzare la rotellina per zoomare vicino o lontano. Inoltre possiamo anche usare questo tasto in alto per inclinare la visuale. Quindi ci permette di avere delle visuali diverse, dei rilievi anche magari. Quindi è un modo molto più anche interessante per riuscire a capire meglio la geografia del luogo in cui stiamo navigando, stiamo cercando. E quindi appunto noi abbiamo sempre in alto la nostra bussola, ci permette di capire l'orientazione del mondo. Poi questa tastiera ci permette appunto di inclinare e di ruotare. Si può anche svolgere semplicemente tenendo premuto la rotellina del mouse. Se siamo comunque incasinati, col tasto R ci si può ritornare perfettamente in modo orizzontale. Abbiamo sempre questa manina che ci permette di spostarci, cosa che se no possiamo fare semplicemente trascinando con il puntatore del mouse, tenendo premuto il tasto sinistro, oppure con WASD della tastiera. E poi, come Google Maps, c'è la modalità di Street View, quindi possiamo prendere l'omettino e lanciarlo su una strada per vedere la visuale sul posto. Poi una delle cose più interessanti di Google Earth Pro è che contiene non solo immagini contemporanee, ma possiamo andare a cercare anche immagini passate, in quanto ogni volta che hanno un'immagine più recente di un luogo viene aggiornata, ma quella storica non viene eliminata.
Quindi l'esempio più eclatante di sviluppo, cioè che questa cosa può essere un che si vede in modo molto bello, per esempio è Dubai. Quindi se noi andiamo a cercare la città di Dubai nel tasto cerca, questo ci permette di andare direttamente in un luogo. E poi utilizzando questo tasto qua ci permette di visualizzare le immagini storiche della città. Quindi noi andando indietro nel tempo possiamo andare a vedere come la città si è sviluppata negli anni, per esempio. Quindi se noi torniamo indietro di 90 anni vediamo come la città diminuisca in modo molto netto. Quindi questo è per esempio circa 30 anni fa, e andiamo a vedere il giorno d'oggi che la città è aumentata in modo considerevole. E basta vedere qua che ci sono le palme artificiali, tornando indietro nel tempo, scompaiono. Quindi possiamo andare a vedere il loro sviluppo nei vari anni, la loro costruzione. Questo può anche essere utile se si vuole andare a monitorare, per esempio, lo stato di salute di un ghiacciaio, magari, cioè, no, non in modo molto preciso, ma se c'è una grande, oppure ci sono certi laghi la cui dimensione è stata ridotta in modo considerevole negli anni, si può vedere come questi scompaiono o diminuiscano di molto. Quindi ovviamente se vi interessa una determinata città, c'è il tasto cerca qua in alto, che vi permette di andare direttamente sui luoghi interessati. Questo possiamo chiuderlo. Quindi adesso possiamo andare a vedere i dati invece che abbiamo scaricato da OruxMap. Quando voi avete scaricato il vostro dato, in teoria i dati KMZ ve li dovrebbe dare direttamente con il simbolino di Google Earth Pro, e quindi potete direttamente aprirli semplicemente facendo un doppio clic. Se li dovrebbe aprire già geolocalizzati nei punti in cui sono stati scattati. Quindi potete vedere direttamente sulla mappa i vostri dati. Poi ovviamente se alle varie immagini avevate anche dato un titolo, questi dovrebbero avere i loro nomi con l'immagine al loro interno in teoria. Questo è un modo per andare a visualizzare in modo geografico, quindi caricare le vostre immagini che avete caricato, cioè i vostri punti che avete creato. Poi, se volete caricare la rotta che avete fatto, se il file è un KMZ, potete fare lo stesso modo, quindi doppio clic, oppure trascinarlo dentro. Al contrario, se avete come il file che vi ho passato, che era il GPX, per caricare il GPX dovete prendere e trascinarlo sopra luoghi temporanei. Vedete proprio in modo così molto brutale, che si converte da solo in un KML e vi carica la rotta. In questo caso la rotta non è proprio bellissima, e si vede che c'è stata un'interruzione del GPS che non ha permesso di fare. E quindi in questo caso possiamo ricorrere per magari migliorarla, o perché comunque magari ci serve questa rotta del percorso che abbiamo fatto e quindi magari diventa sbagliata, possiamo andare a utilizzare Google Earth Pro per andare a crearcela. Quindi possiamo chiudere la rotta levando la spunta. No, non è questo. Ok. E con questo tasto qua in alto
ci permette di creare il nostro percorso. I vari tasti sono: il primo ci permette di creare appunto un segno posto, quindi crearci dei waypoint, possiamo solo crearci dei poligoni oppure crearci appunto, lo andremo a fare, un percorso. Cliccando su il nuovo percorso ci viene questa schermata dove possiamo dare il nome al percorso, quindi lo chiamiamo rotta river. Poi non dovete chiudere, non dovete fare ok, ma dovete passare a creare la rotta sul foglio. Quindi noi quando siamo partiti da ogni santi, quindi è all'incirca qui, e con il tasto sinistro ci permette di fare dei punti e iniziare a creare il percorso. Quindi noi andiamo a riprendere e fare il percorso che abbiamo fatto settimana scorsa. Ovviamente più punti si fanno, più sarà preciso, che fa solo linee rette. Cosa ho fatto? Ho fatto un disastro. Qui possiamo andare a dare l'ok. Quindi abbiamo creato un nuovo file che magari può essere più preciso o migliore di quello che magari abbiamo fatto con il GPS nel caso in cui questo ci avesse dato dei problemi. Questo file per ora è un file temporaneo, però può essere salvato, quindi si può cliccare con tasto destro sopra alla rotta creata e fare salva luogo con nome. Andarlo a salvare ovviamente come KMZ e quindi abbiamo creato la nostra mappa, cioè la nostra nuova rotta. Comunque queste cose si possono fare anche, cioè i file che noi scarichiamo con Orux Map possiamo andarli a aprire direttamente anche dal telefono se abbiamo l'applicazione di Google Earth sul telefono. Quindi noi possiamo andarci a salvare i file KMZ nel telefono e visualizzarli con Google Earth tramite il telefono. E questa è una cosa carina. Poi questi dati ovviamente possiamo andare a modificarli. Potrò vedere la storia di questa zona, se si vede qualcosa?
Sì, possiamo andare a vedere com'era questa zona di Padova un po' di anni fa, come è andata a modificarsi. Quindi a questo zoom possiamo tornare indietro massimo fino al 2001. Questo ovviamente dipende dalla disponibilità di immagini satellitari, quindi più sono ingrandite, più si trovano anche degli anni 70, 80, mentre se sono zoom più ampi, cioè molto stretti in realtà, molto ravvicinati, non sono tante immagini storiche. Siamo qua su Padova, possiamo tornare indietro magari di 40 anni e non si vede neanche perché appunto più si torna indietro ovviamente di solito peggiore la qualità della foto. Beh, fai vedere, c'è tipo la rotonda della stanza, forse è una cosa che si vede Sì? tanto. Si vede che qua c'è nel 2012 la nebbia, comunque nel 2010 è un incrocio normalissimo pieno di incidenti e in 7 anni hanno creato la rotonda che tutti adoriamo. Che fiori di botta Esatto. si vede che non c'era. Questo per esempio è Botta, che adesso dove noi facciamo lezione. Se andiamo invece indietro di un po' di anni, si va a vedere il periodo prima della sua costruzione. Qua non c'era già, semplicemente 10 anni fa era semplicemente un'area più o meno verde con un progetto. E prima ancora che era in realtà un deposito di un'ex fabbrica. Qua addirittura si vede ancora la fabbrica dove adesso c'è il Botta. Quindi nel giro di 19 anni si è passata da questa situazione a questa. Questa è una cosa bella di scoprire come l'ambiente cambia nel tempo, come anche basta vedere i palazzi della regione, come è andato a modificarsi. Se il percorso abbiamo fatto noi, qualcosa è Si cambiato. potrebbe notare un cambiamento nel verde urbano, non so se sia aumentato l'inquinamento in quella zona. Dipende anche dalla stagione, Sì. purtroppo, cioè se sia una foto scattata d'inverno, ecco, non si vede granché. Allora, teoricamente dice anche acquisizione, data di acquisizione delle immagini in basso, dice anche il mese, quindi uno può vedere se non ha senso fare il confronto ovviamente tra una scattata a gennaio e una scattata a luglio. Però può essere utile. Punti sono questi. Ah, per esempio, se andiamo a calcolare, a farci un poligono sopra il fiore di Botta, che qua, possiamo crearci il nostro poligono. Ci permette di sapere le dimensioni dei poligoni che andiamo a crearci. Quindi anche del percorso che abbiamo fatto noi, per esempio, si può vedere la lunghezza, così. C'è anche il righello, fai vedere il righello. E per misurare le distanze. Se per esempio dobbiamo misurare un punto A, un punto B, tipo tra il Botta e la Murialdo, quanto ci vuole per andare a piedi, per andare a Mangiare. mangiare, in linea retta sono
vogliono in centimetri, in metri, 430 metri. Però se dobbiamo andare a vedere il percorso che facciamo a piedi, l'importante è andare a mangiare, dobbiamo partire da qua. Così attraversare, qua si calpesta il prato, dobbiamo attraversare sulle strisce, cercare le persone, non mi riesce più a mettere punti, ok, sono due volte circa il percorso, quindi sono circa 800 metri. Sarà invece un altro percorso che dobbiamo fare tutti, andiamo da qua andare fino alla stazione. Se no possiamo fare un bellissimo esercizio che riesce a trovare il percorso più breve da qua alla stazione di Padova. Che è? Io lo conosco. Sì. Qua possiamo scoprire qual è il percorso più breve per arrivare in stazione a Padova a piedi. È uno dei più grandi dilemmi dell'Università di Padova. E tracciare le rotte per arrivare in stazione prima. Corso da qua, lo faccio io di solito. Vediamo. Ma come funziona? Tu devi fare più percorsi? Ma sto creando il percorso per vedere quanto è lungo da qua andare in stazione a Padova. Okay. Per andare a prendere il treno. Perché ci sono varie strade alternative. Senza esatto. Come tornare a casa. Le devi segnare tutte quante? Poi no, vado sul righello. Per righello si può creare un percorso. E questo è il mio percorso, ci metto circa 2 km. Da Daniele che commenti tu il percorso più breve, quanto va? Da qua. Da qua? Che modifiche mi consigli? No, no, questo. Comunque c'è uno strumento utile alla fine, anche io non so fare le strade praticamente, tranne che bisogna vedere i permessi, insomma, dopo come si possono utilizzare questi dati, perché Google non è libero. Però insomma si può fare anche la stessa cosa da QGIS, tra l'altro allo stesso modo, sempre utilizzando Google. Dopo possiamo andare anche a salvare volendo questo percorso se il dato ci dovesse interessare e quindi creare anche un file KMZ di questo percorso. Condividerlo, esatto. E, bene, quindi per la nostra parte dovrebbe essere a posto così. E, chiami Francesca. Grazie. E, grazie.